Davide Carnevale, direttore marketing di Noveca, un nuovo operatore telefonico virtuale che ha da poco lanciato le sue offerte. Allora Davide, cosa ci racconti di Noveca? Allora, buongiorno a tutti. Noveca è un operatore mobile che è nato un anno fa in una joint venture con Intesa San Paolo. Scopo di questo operatore mobile è portare i micropagamenti sul cellulare. E Noveca è una società partecipata da Intesa San Paolo e da Acutel, società che ha inventato l'SMS in Italia ed è quotata alla Borsa di Milano. Operativamente Noveca è partita un mese fa ed è disponibile oggi in tutte le 6.000 filiali di Intesa San Paolo e sul suo sito web, noveca.it, ed è possibile acquistare l'Extended SIM. Questa Extended SIM è stata pensata per portare e semplificare e migliorare anche tutta quanta la vita quotidiana di ognuno di noi. Noveca nasce da, diciamo, due asset fondamentali del gruppo Acutel, che sono la novità e la ricerca. E l'insieme di queste due parole hanno dato vita al nome Noveca. I servizi più interessanti che avete lanciato? Allora, diciamo, in questo mondo ormai dove sembrava quasi tutto quanto inventato, abbiamo pensato a inserire sulla SIM due servizi semplici da usare ma che possono andare a migliorare la vita quotidiana di tutti quanti noi, che sono il servizio di vicino a te e il servizio di estero low cost. Il servizio vicino a te permette, tramite dei semplici click, di avere delle informazioni sui punti di interesse più vicini a noi. Quindi io dal menu della mia SIM card, dalla mia Extended SIM, accedo al mondo dei servizi Noveca e con dei semplici click posso sapere quali sono le farmacie aperte più vicine a me, quali sono i cinema, quali sono i centri commerciali, quali sono gli uffici postali, quali sono i bancomat del gruppo Intesa San Paolo. E tutta una serie di nuovi punti di interesse che si andranno ad aggiungere mano a mano nel corso del tempo. Ci hai detto che presto sul vostro sito sarà presente anche un blog, che è una forma di comunicazione nuova che però sempre più aziende stanno adottando. Che cosa vi aspettate da questo blog e dall'interazione con gli utenti del web? Allora, assolutamente crediamo tantissimo che il web possa portare anche lui il successo di questa nostra impresa, tant'è che come operatore mobile vendiamo la nostra SIM in vendita anche dal web. E crediamo tantissimo che la comunicazione con i nostri utenti finali, i navigatori di internet, possa aiutarci a migliorare e pensare nuovi servizi e nuove idee. Tant'è che con il lancio di questo blog, che avverrà tra pochissimi giorni, i comunicatori potranno mettersi direttamente in contatto con noi, comunicarci le loro esperienze positive, anche quelle negative. Davide, negli ultimi anni si è visto un proliferare di operatori virtuali sul mercato italiano. Perché un cliente dovrebbe scegliere un operatore virtuale piuttosto che gli operatori tradizionali? Allora, gli operatori virtuali non hanno niente di diverso da un normale operatore mobile. Sicuramente hanno una offerta più semplice, più adatta alle esigenze di una normale persona. Tariffe chiare, trasparenti, senza scatti alla risposta o con piani tariffari pensati effettivamente per l'uso quotidiano del cellulare. Perché scegliere un operatore mobile virtuale, come Noveca ad esempio? Perché è un operatore che presto farà sinergie con i prodotti bancari di Intesa San Paolo, quindi un cliente di Intesa San Paolo potrà trovare la sua banca nel telefonino. Già oggi è presente il servizio di mobile banking all'interno della nostra SIM. In futuro saranno presenti ulteriori servizi e entro l'anno lanceremo anche dei servizi di mobile payment, su quali stiamo ragionando. Il mondo degli operatori virtuali è un mondo in cui, diciamo, l'Italia è entrata tardi rispetto all'Europa. In Europa ci sono dei grossi successi, ci sono stati anche dei grossi fallimenti. A oggi sul mercato italiano sono presenti circa 10 operatori mobili virtuali, di cui in questo momento tutti quanti basano la loro offerta alla propria clientela. Cioè, la Coop ha fatto la sua offerta dedicata al mondo dei soci Coop, Poste Mobile mette in vendita le sue SIM da tutti gli uffici sportelli postali. Noi in questo momento ci rivolgiamo ai 10 milioni di clienti di Intesa San Paolo e a tutti quanti tramite il nostro sito web. Credo che possa essere una grande sfida che l'Italia è in grado di affrontare e siamo sicuri che ci saranno degli operatori mobili virtuali che emergeranno. Quindi un futuro roseo anche per noi, perché mi sembra di capire. Sì, speriamo di sì. Grazie Davide. Grazie a voi.